Bambini, eccovi qui! Finalmente sono riuscita a chiuderli fuori, così possiamo stare un po' tranquilli. Oggi voglio danzare insieme a voi. Cosa dite? Non mi riconoscete? Ho capito perché. Così va meglio? Sono io. Gambe in su, naso in giù. Io sono il capovolto. Prima di iniziare a insegnarvi come mi muovo io, dobbiamo fare un po' di riscaldamento perché qualcuno ha sbagliato a regolare il termostato e qui dentro fa molto freddo. Don't.
segnare alcune posizioni yoga in cui puoi stare capovolto. Non ti preoccupare, è più facile di quello che pensi. Credo ti possa essere utile un tappetino yoga o qualcosa di morbido su cui stenderti, ma meglio non un materasso, un letto o un divano. La prima posizione si chiama cane a faccia in giù. Si chiama così perché ricorda un cane che alza la coda e si stiracchia. Per farla correttamente dovete appoggiare bene il palmo della mano, aprire le dita e puntarle in avanti e allungare bene la schiena. 5, 4, 3, 2 e 1. La seconda posizione è quella della candela. Appoggia la schiena a terra. Datti una bella spinta con le gambe e aiutati con le mani per sollevare il bacino. Se te la senti, puoi provare a lasciare le mani o continuare a tenerti per aiutarti. 5, 4, 3, 2 e 1. La terza posizione è quella dell'aratro. Si inizia come la candela, ma poi le gambe continuano a scendere oltre la testa. Cerca di portare i piedi ad appoggiare al pavimento, ma se il collo ti fa male, fermati prima. Sono fuori? No. 5, 4, 3, 2 e 1. La posizione più difficile è quella della verticale sulla testa. Falla solo se c'è un adulto vicino a te. Hai capito? Per iniziare, posizionati vicino ad un muro. Intreccia le dita e appoggia gli avambracci come se fossero un triangolo. Appoggia la testa, stendi le gambe e con i piedi avvicinati sempre di più al tuo muro. Sapete perché mi piace tanto stare a testa in giù? Perché da qui si possono vedere delle cose che gli altri non possono vedere, come per esempio i giocattoli finiti sotto il divano, i calzini sotto il letto, le ragnatele sul soffitto. Siete pronti? Possiamo vedere insieme alcuni modi per spostarci al contrario. Andiamo! Davvero? Caspitina! Vuoi provare a fare un gioco? Scegli una parola e prova a dirla al contrario. Puoi iniziare dal tuo nome. Io, per esempio, mi chiamo Capovolto, ma certe volte mi chiamano anche Aciredef. Puoi sfidare i tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi amici. Potete scegliere 10 parole e il primo che le dice correttamente tutte al contrario vince. Volete sapere un segreto? Io so dire anche l'alfabeto al contrario. Volete sentire?
ZVUTSRQPONMLIHGFDCBA. Prima di salutarci, volevo dirvi quali sono i miei libri preferiti. Io leggo al contrario, inizio dalla fine e arrivo fino all'inizio. Voi potete iniziare da dove vi pare. I libri che preferisco sono Ada al contrario e Il paese al contrario. Buona lettura!